Tornano le spiagge sicure a Biceglie, una sesta edizione per garantire nuovamente sicurezza dei bagnanti, cultura e solidarietà. Soddisfatto il primo cittadino della città dei Dolmen, Angelo Antonio Angarano, in occasione della giornata di avvio del progetto curato pregevolmente dall'associazione Baywatch. Essere sincero, sono davvero felice che anche quest'anno l'associazione Baywatch ha messo in piedi questa organizzazione importante che davvero svolge un servizio fondamentale per le nostre spiagge e per gli utenti delle nostre spiagge. Un servizio appunto che è riuscito a compendiare, quindi a integrare aspetti anche sociali, aspetti anche culturali, attraverso un coinvolgimento importante di una rete di associazioni. Quindi buon lavoro alla Baywatch e complimenti ancora perché non è semplice mettere su questa organizzazione. Devo essere sincero, denota davvero una grandissima passione, una grandissima forza di volontà. 30 i bagnini, 2.500 le ore di pattugliamento, 4 le spiagge interessate, 2 le novità a Biceglie. Anche quest'anno, per il sesto anno consecutivo, l'associazione Baywatch è in spiaggia, su 4 spiagge libere non attrezzate della città di Biceglie, per garantire la sicurezza a tutti i bagnanti. 4 spiagge, 2.500 ore di presidio. E 2 novità importanti quest'anno: la spiaggia del Libro sulla Salata e alla Conca dei Monaci, uno spazio attrezzato per l'accesso al mare delle persone disabili. Chiunque, persona disabile, potrà avere accesso alla spiaggia grazie a una sedia job, che sono quelle sedie particolari che permettono l'accesso in acqua in tutta sicurezza. Abbiamo attrezzato la spiaggia con operatori sociosanitari che, insieme ai bagnini, che sono tutti in possesso di brevetto e di attestato di primo soccorso, garantiranno sicurezza e tranquillità a tutti i bagnanti.